per i punti numero 6, 7, 8, che sono tutti revisioni di regolamenti, quello che era stato preannunciato prima, passo la parola a Roberto Bassi. Sì, vi illustro veramente tutti assieme. Tu non devi dire. No, è arrivato sta volta. La sede del weekend, adesso guardiamo sempre. Si tratta di alcuni regolamenti tecnici, la revisione del titolo secondo, il regolamento di edilizio comunale e il regolamento del paesaggio e altri che sono più politici, diciamo, l'approvazione del regolamento per la partecipazione dei cittadini nella formazione del piano governo territorio e quello per l'acqua potabile. Nell'ordine, il regolamento della commissione edilizia è vecchio del 1987, quando è stato realizzato assieme al piano regolatore, e necessiterebbe di una profonda revisione, perché dall'87 a oggi tutte le normative in materia di edilizia sono cambiate almeno 15 volte. Non ha molto senso rivederlo adesso completamente, perché arriverà il PGG prossimamente, appunto inizieremo la cosa, quindi verrà comunque rifatto completamente. Però ci tenevamo a sistemare almeno la parte relativa alla commissione edilizia, anche in merito a quello che aveva detto il consigliere Zerra all'inizio, sul fatto che adesso in questa maniera qua codifichiamo il fatto che, per esempio, ogni gruppo presente, anche della minoranza, ha diritto a avere un rappresentante. E abbiamo tolto una cosa un po' anacronistica, che era i membri di diritto, il comandante dei vigili del fuoco e l'ufficiale sanitario, che ormai che non sono mai venuti in 30 anni che sono in commissione del ministero, sono mai venuti una volta, e quindi non aveva senso che fossero ancora indicati. Tutto presente anche che la legge 12, la legge per il governo del territorio, all'articolo 30 dice che i comuni hanno facoltà di prevedere l'istituzione della commissione edilizia. In tal caso, nel caso in cui il comune si voglia avvalere della facoltà di istituire la commissione edilizia, il regolamento edilizio ne determina la composizione, le modalità di funzionamento e individua gli interventi da sottoporre al parere. Quindi si tratta sostanzialmente di togliere alcune frasi vecchie che non sono più attuali e definire la nuova composizione. Ve la leggo: la commissione edilizia è composta da 7 membri, tra i quali il sindaco o un suo delegato che la presiede, da membri di indicazione della maggioranza consiliare e da un membro per ogni gruppo consiliare di minoranza. La commissione di edilizia è deliberata dalla Giunta sulla base dei nominativi pervenuti dai gruppi consiliari. Quindi abbiamo tolto il discorso del medico di pubblica sanità, del comandante provinciale dei vigili del fuoco e degli esperti di turismo, di viabilità, di ambiente, che poi sempre consiglieri, quanto nominati i consiglieri erano, in modo da riportare un po' all'attualità la cosa. E questo è il regolamento della commissione edilizia. Essendo un regolamento particolare, questa di oggi sarà l'adozione. Poi ci sarà la pubblicazione, eccetera, e dopo faremo l'approvazione, come se fosse un piano urbanistico sostanzialmente, perché il regolamento è allegato al piano regolatore. Poi invece il regolamento del paesaggio, il regolamento comunale per l'istituzione della disciplina commissione per il paesaggio,
Anche qua sono delle modifiche tecniche che riguardano il fatto che la legge regionale dopo sicurezza del territorio, che ha istituito la commissione del paesaggio, ha disciplinata assieme alle delibere di giunta regionale, ha subito delle modifiche poi nei prossimi anni, per cui all'articolo 3 per esempio l'elenco delle materie sulle quali la commissione si esprime obbligatoriamente. Quindi mettere a rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e a violazione delle sanzioni, in merito all'impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti, quindi il recupero sottotetti deve passare anche in commissione di paesaggio, in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di quella parte quarta della normativa del piano territoriale paesistico regionale e in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente. Per cui sono delle previsioni minime però riguardo a quello che è la previsione di legge. E invece una cosa nuova e secondo me molto importante, ne abbiamo parlato in campagna elettorale, adesso è il momento di attuarlo, è l'istituzione di un nuovo regolamento, che è il regolamento per la partecipazione dei cittadini alle scelte di pianificazione territoriale. Noi parliamo spesso e a volte anche a sproposito di partecipazione con i cittadini, eccetera. In materia di pianificazione territoriale, di PCT, di piani attuativi, piani di recupero, di progetti che hanno una certa valenza nell'ambito territoriale del nostro comune, è bene che si dica che cosa è questa partecipazione e come la si attua. Per cui abbiamo predisposto con la commissione, ovviamente sulla base di testi adottati da altri comuni, questo regolamento che innanzitutto dice che cos'è la partecipazione e come si attua. Quindi dopo tanti decenni, nel senso, poi consiglieri della maggioranza l'hanno già letto. Praticamente la partecipazione si attua in tre fasi. Una prima fase che è l'informazione. Quindi tutti i cittadini devono essere in grado di avere l'informazione sugli atti preliminari e sul procedimento, sulla lista di approvazione e sul risultato finale delle scelte di pianificazione territoriale comune. Quindi l'informazione deve essere il massimo possibile diretta a tutti. E poi detto questo, la consultazione, che è una seconda fase della partecipazione, quindi informazione, consultazione dei cittadini e monitoraggio e verifica di come sono andate le cose. La consultazione, che è la seconda fase della partecipazione, è rivolta a chi è interessato, nel senso io informo tutti, per esempio PGT, informo tutti i cittadini che stiamo facendo PGT. Si fanno delle riunioni, sono dei momenti di divulgazione delle informazioni e poi partecipa poi alla seconda fase, che è quella di costruzione, di pianificazione partecipate, così chi è interessato, chi chiede di poter partecipare. Non è che poi tu puoi dirgli no, tu non partecipi, tu non fai una richiesta, dice io sono interessato a presentare delle proposte, sono interessato a
presentate suggerimenti delle nuove idee, dopo vedremo come c'è una modifica apposta, e questa consultazione che può avvenire articolo 5,2 con incontri pubblici oppure mezzo di proposte, suggerimenti presentati all'amministrazione tramite documenti cartacei o informatici secondo le modalità che il sindaco o assessore stabiliranno, a mezzo di ulteriori forme che l'amministrazione comunale può individuare. Quindi in questi momenti di consultazione poi il responsabile del procedimento dovrà fare un documento della partecipazione, cioè un faldone nel quale vengono raccolte tutte le osservazioni, le proposte, i suggerimenti che vengono fuori, le idee che vengono dalla discussione, dall'incontro con quanti hanno partecipato alla consultazione, e questo documento della partecipazione, questa sintesi di tutto quello che è stato detto viene, accompagnerà il progetto, il piano che verrà approvato in tutto il suo iter e ne formerà parte integrante. Quindi, e poi alla fine c'è il monitoraggio e verifica, un cittadino che è stato informato, che ha partecipato, e così anche di sapere come sono andate a finire le cose. Piano di organizzazione è stato approvato, sì, no, è stato approvato come? E le osservazioni che ho fatto io, perché sono state recepite quelle di un altro e le mie, no? Tutta questa roba qua è, viene nella fase di verifica, monitoraggio e verifica. Quindi la partecipazione, informazione, consultazione, monitoraggio e verifica. Per agevolare questo, il Comune predisporrà dei moduli possono essere utilizzati per presentare le osservazioni, per presentare delle idee, per presentare le proposte, per richiedere l'accesso agli atti e per presentare anche degli schemi contrattuali, perché poi ci saranno anche degli accordi di pianificazione nel quale un cittadino che ha presentato una bella idea, una bella proposta, può stringere un accordo con la popolazione perché questa proposta venga poi attuata. Questo accordo di pianificazione, se trova riscontro, viene poi tradotto in una convenzione, in un accordo, e poi verrà tradotto all'interno del piano di governo del territorio, piuttosto che nel piano attuativo che si andrà a esaminare. Dicevo, è un nuovo regolamento, una cosa un po' particolare, e la Commissione su questo ci ha ragionato, ci ha lavorato parecchio, e abbiamo appunto poi predisposto questo testo. Dopo chi vorrà chiarimenti sui singoli punti, vediamo tutti assieme. Infine, ultima cosa, il regolamento per la gestione del servizio acquedotto e l'erogazione dell'acqua potabile, che già era stato rivisto nel 2003, abbiamo ritenuto di fare alcune variazioni a questo, alcune di queste sollecitate dall'ufficio tecnico per problemi di rotture, guasti, non si sa mai di chi è la responsabilità, di chi è, se è sul terreno privato, se è sull'altra. Per un problema non indifferente di alcuni contatori che sono sempre all'interno della proprietà privata e quindi sono di difficile lettura, quindi per poterli portare poi sul suolo pubblico. E infine per un discorso di definizione dell'utenza. Noi prima avevamo tre tipi di utenza: l'utenza domestica,
che è quella per lui, per la famiglia. L'utenza, che si chiamava zootecnica, grazie, zootecnica e l'utenza terziaria. Non so, uno ha il magazzino o carpenterie, usa l'acqua per fare qualcosa, piuttosto che quella che è la terziaria. Ora, la zootecnica utilizzava, si giovava di una tariffa diversa rispetto a quella domestica, anche se sempre di acqua potabile si tratta, oppure a volte anche la domestica e sugli acquedotti rurali facciamo pagare come acqua potabile. E abbiamo scisso appunto la zootecnica in due categorie, una categoria che si chiama agricola, uso agricolo, e una che si chiama uso rurale. Ora, l'uso agricolo è l'acqua destinata all'attività di allevamento degli animali, frutticoltura, orticoltura o all'attività agricola e rurale in genere, da parte dei soggetti di cui l'articolo 60 della legge 12/2005 e successive modifiche integrali, o degli imprenditori agricoli professionali e le aziende agricole. Quindi, chi è imprenditore agricolo professionale può chiedere di usufruire della tariffa per uso agricolo e quindi la tariffa agevolata, che sostanzialmente costa di meno. Invece tutte le altre, che sono sempre acqua destinata all'allevamento animale, frutticoltura, orticoltura, attività agricola e rurale in genere, da parte di soggetti non iscritti al non imprenditori agricoli professionali o imprese agricole, pagheranno come uso rurale, che vuol dire cascine varie, le baite che ci sono in giro, quelle che non so, che sono classificate come edifici rurali, ma che non sono abitate, non sono utilizzate dall'imprenditore agricolo professionale. Sostanzialmente le modifiche che abbiamo fatto al regolamento sono queste. Questo perché ci siamo trovati qualche centinaio di utenze, qualche centinaio di utenze, tutte come uso zootecnico e tutte che sostanzialmente non veniva commentata la lettura e quindi insomma c'è una disparità di trattamento rispetto a loro. È giusto che si agevolino le attività agricole, abbiamo anche scritto nel nostro programma di governo, però l'attività agricola è una cosa e la cascina per andare a fare le strutture è un'altra. Tutte e due lecite, tutte e due vanno bene, però siccome l'acqua è un costo per noi, dobbiamo prima di tutto non sprecarla e quindi le cure vanno fatte sempre. E differenziare le tariffe tra l'uno per l'altro. Quando si parla di tariffe all'interno del regolamento non è stabilito quanto costa il metro cubo, perché viene approvato con una delibera di giunta a parte. E quindi le tariffe dell'acqua potabile le ultime approvate sono quelle del 18 ottobre 2003, sindaco Franzoni, e sono rimaste quelle fino ad oggi. Con il discorso del lato e così via, ci sono delle sovrapporte che noi dobbiamo versare al lato, e quindi di fatto qualcosa è già aumentato. Allora, i regolamenti che vi proponiamo appunto di approvare di adottare oggi sono questi. Se ci sono delle richieste di chiarimento sui singoli articoli, sui singoli punti, li vediamo, sì, se no. Mi suppongo più che non ho richiesta prego, perché faccio parte della commissione. Volevo cogliere l'occasione per
Anzitutto ringraziare la commissione stessa che ha svolto un lavoro abbastanza corposo per approvare questi regolamenti, per impostare il lavoro di altri regolamenti che andremo a verranno studiati e poi importati più avanti. E, tra l'altro la commissione statuto ha lavorato parecchio in collaborazione tra tutte le sue parti, dimostrando che poi alla fine anche se sei in gruppi diversi si riesce a lavorare assieme. E, mi spiace qualcuno continua a non cogliere questa cosa nominando sui membri e probabilmente cogliendo l'importanza di questo lavoro che si sta svolgendo. E comunque un bel ringraziamento a tutti i partecipanti che hanno dato una mano a fare questi regolamenti, a studiarli e a dedicarli un po' di tempo, un po' di attenzione. Se non vi sono ulteriori integrazioni o domande, nell'elenco del secondo, nell'ordine del giorno c'è scritto
approvazione del regolamento per la partecipazione dei cittadini alla formazione del piano di governo del territorio, in realtà alle scelte di pianificazione territoriale, cioè non solo, non si applicherà solo per il PGT, ma anche a tutto, quindi come tutto l'intervento. Andiamo avanti, ordine del giorno, rettifiche e correzioni tavolo 5, carta dei vincoli esistenti dello studio geologico del PRG vigente in merito al rispetto dei depuratori. Si tratta di una modifica. Sì, nella carta dei vincoli esistenti dello studio geologico che era allegato al piano regolatore generale, è indicata la fascia di rispetto del depuratore, dei depuratori, senza indicare la misura, quant'è la distanza, ma graficamente, leggendola, era 150 metri. In realtà, con questo, con